Una domenica speciale fatta di sorrisi, sport e tanto, tanto divertimento. Si è tenuto al Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico il secondo dei tre appuntamenti del meeting regionale di pattinaggio corsa 2016-2017 riservati alle categorie agonisti, preagonisti e primi passi della specialità corsa di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. È una manifestazione che abbiamo fortemente voluto per promuovere il settore corsa della nostra federazione a livello regionale. E diciamo che è un unicum perché non c'è mai stato un altro evento simile che prevede l'effettuazione di ogni evento in ogni provincia diversa. Quindi il primo è stato fatto a Bari, presso il CUS Bari il 27 novembre, il secondo lo facciamo qui a San Giorgio Ionico e il prossimo evento lo faremo a Molfetta o a fine febbraio o i primi di marzo. È un meeting di promozione nel quale abbiamo invitato tutti gli atleti che hanno già gareggiato nella stagione sportiva 2016 nei campionati provinciali, regionali e nei trofei nazionali, e molti di questi bambini sono già titolati, plurititolati a livello regionale, pur essendo bambini che hanno un'età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. E molti bambini nuovi della categoria primi passi che hanno un'età che va dai 4 ai 7 anni e che oggi si stanno confrontando con quelli più bravi, ma nello stesso tempo stanno ammirando cosa significa fare agonismo ed essere atleti a soli 9 anni. Gli atleti appartenenti alle società federali SD Federclub Taranto, SD Pattinatori Speedy Gonzales, CUS Bari, SD Estrelas Molfetta sono stati accompagnati dai tecnici federali Federica Triani, Grazia Cartini, Gabriele Fina, Roberto Moscarda, Ilenia Saltarelli, Giovanna Mauro Antonio, che in sinergia hanno presentato i propri atleti che si sono esibiti in prove di destrezza e abilità agonistica, nonché di percorsi motori riservati alle categorie primi passi. Presenti al meeting, al termine del quale è stato premiato anche Matteo Schinaia, direttore responsabile di tutto sporttaranto.com in qualità di media partner, anche i consiglieri regionali federali Gaetano Grandolfo e Gianfranco Paparella, che hanno coordinato il lavoro sotto l'aspetto ludico promozionale nonché agonistico per la perfetta riuscita di questo evento che ha trovato terreno fertile nella disponibilità del comune di San Giorgio Ionico, in particolar modo nella persona dell'assessore Luciano Cinieri, che ancora una volta si è mostrata particolarmente vicina ad una disciplina sportiva che è in forte crescita, soprattutto nel settore giovanile, grazie anche all'impegno dei nuovi giovani tecnici che escono motivati dagli ultimi corsi federali di allenatori. Lo sport è comunque una medicina che fa star bene, che fa crescere i bambini sani, e possiamo senz'altro affermare oggi, a voce ancora più alta, che il pattinaggio con i suoi benefici è a 360 gradi lo sport ideale per crescere sani e belli.